Non ho mai pensato di uscire da questa sala. Io sono entrato per la prima volta in questa sala il 6 ottobre 1975. Avevo 20 anni, era un posto bellissimo, era come entrare nell'acquario. E per certi aspetti questo è un acquario. Se voi avete girato, o chi ha girato, ha avuto la fortuna di girare dentro, dove sono i libri, in un qualche modo è anche un modo per entrare in una gabbia bellissima, senza avere la dimensione di essere in gabbia, anzi, una dimensione fantastica di sentirsi liberi. Io sono entrato in questo posto, ci sono stato 40 anni, è stato come superare una soglia e improvvisamente supereremo questa soglia e andremo da un'altra parte. Sarà come dover riprendere confidenza con qualcosa che già conosci in uno spazio che devi imparare a conoscere, che è un'esperienza che credo che nella vita capiti a pochissime persone e poche volte. Vuol dire muoversi tra le cose che conosci ma che non sai più dove sono, le devi ritrovare, devi tentare di ritoccarle, devi sentire che in un qualche modo sono anche una parte di te. Ecco, io penso che quella sarà la sensazione più bella e anche più nuova per dire che un posto continua a essere se stesso e per certi aspetti anche un'altra cosa, una sua personalità, che non è te. Credo che di questo spazio mi mancheranno soprattutto le atmosfere. Io spesso arrivo presto al mattino e me ne vado tardi la sera e ci sono delle atmosfere, soprattutto quando se ne vanno tutti o quando arrivi presto al mattino, che sono molto affascinanti, perché è uno spazio in cui, come dire, percepisci la presenza attraverso i libri e queste carte meravigliose. Un sacco di pensieri accumulati qui e questo è molto affascinante. Credo che da un lato mi mancherà, ma che soprattutto queste voci e queste presenze sarà quello che porteremo di là, in uno spazio che secondo me è altrettanto unico e meraviglioso e che farà, penso, per un bel po' di anni la differenza in questa città. Quello che impressiona sempre in una biblioteca o in un archivio è capire e constatare quanto quello che si vede in realtà è la punta dell'iceberg, nel senso che una sala di lettura, per quanto grande, non riesce mai a dare l'idea degli spazi. Gli spazi in cui viene conservato il patrimonio, vengono conservati i libri e gli archivi. Chi si occupa di patrimonio ha in un certo senso l'ossessione dello spazio, insomma, perché bisogna ragionare sempre in termini di uno spazio che sembra non bastare mai, perché le collezioni librarie e archivistiche sono in un certo senso creature vive che si incrementano, crescono continuamente, e un ente che vuole crescere ha bisogno di far crescere anche il proprio. La sfida attuale è
passare da una modalità che definiamo analogica, cioè quella a cui siamo stati abituati da secoli, a una modalità completamente diversa, che è quella digitale della smaterializzazione. I libri, ma anche le carte, gli archivi che vengono prodotti nella contemporaneità sono sempre più immateriali, non hanno una fisicità, ci pongono problemi completamente diversi, e quindi questa è una delle sfide che noi abbiamo in un certo senso lanciato anche per quello che sarà la nuova Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli in via Posillio a Porta Volta. Microfilm di cose che abbiamo anche in formato cartaceo, oppure ci sono copie di pubblicazioni che noi non abbiamo e che magari o abbiamo comprato da qualcuno, oppure Gian Giacomo ai tempi ha ordinato dei materiali che loro avevano e non si trovava sul mercato da comprare, quindi l'hanno microfilmato e portato qua. Quindi possono essere cose che ci sono sia in cartaceo che in microfilm, che è soltanto copie di microfilm. C'è per esempio un fondo archivistico che è stato microfilmato, l'originale era in posto in cui questo materiale è stato alluvionato, si è praticamente perso, cui l'unica copia esistente è la copia microfilm che abbiamo noi. Questo qua, questo è un modello progressivo, questo è il 383. Il problema vero è che questo supporto è un supporto che è molto resistente, dura tantissimo. Il problema è che non ci sono le macchine per leggerlo. Non abbiamo due macchine per leggere i microfilm, sono tutte due rotte, che sono macchine vecchissime. Quindi, e questo è un formato che ci sono 30, 40, 50 anni, sono messe assolutamente perfette, sì. Quindi il problema non è il formato del supporto, ma è come la macchina, capisci? Che diventa obsoleto non tanto lui, quanto l'oggetto per leggerli. Simbolicamente è rilevante il fatto che la prima cosa di cui mi sono occupato è stata la porzione di patrimonio che riguarda la Comune di Parigi, che rappresenta e ha rappresentato, diciamo così, anche un po' il punto di partenza di un processo di emancipazione, e come tale l'ha riconosciuto anche nel vecchio simbolo della fondazione, che aveva appunto la bandiera della Comune. A novembre, appunto, quando scatterà questo anniversario, saremo ancora qua, perché la fondazione è chiusa al pubblico, ma di fatto saremo impegnati in un lavoro tra i più delicati, che sarà quello appunto di curare il trasferimento del patrimonio nella nuova sede. In una nuova sede che un po' spaventa per le sue dimensioni, per il suo impatto, insomma, anche iconico, come viene spesso detto. Questo è uno spazio più tradizionale, se vogliamo. Al centro della fondazione, quando sono arrivato io, era proprio la biblioteca, l'archivio. Poi questi due aspetti della fondazione sono diventati più il basamento su cui si erge una struttura che invece punta a essere più sulla qualità, più di ricerca e più di divulgazione, e quindi essere effettivamente, o a tornare a essere, come è stato nel passato un po' più lontano, quando io non c'ero ancora, un ente che dialoga con la realtà politica, con la società, un interlocutore con delle grandi credenziali internazionali, insomma. Con questi spazi via Romagnosi è un legame fortissimo. Del resto 55 anni di presenza della Fondazione qui sono
la dicono lunga. Qui è dove è stato portato il materiale raccolto negli anni 50 nella sede di Scarlatti, qui è dove nel 61 si è inaugurato l'Istituto Feltrinelli, quindi una trasformazione dal semplice istituto di ricerca legato alla storia a un istituto aperto anche a più altre discipline. Qui è dove è avvenuta la trasformazione in Fondazione Feltrinelli nel 74, qui dove si sono svolti convegni, seminari, incontri, presentazioni anno dopo anno, qui dove soprattutto abbiamo continuato a progettare il futuro, e oggi il futuro per noi è portare il nostro patrimonio, il patrimonio di Via Romagnosi e della sede del magazzino di Sesto San Giovanni in Viale Pasupio. Completare e di incrementare l'archivio librario della casa editrice Feltrinelli, che racconta poi la storia di questa casa editrice Feltrinelli dall'inizio fino ad oggi attraverso i libri che ha pubblicato nelle varie collane. Questa è la storia della casa editrice Feltrinelli, ecco, è la storia per cui è un giustamente la casa editrice Feltrinelli tiene a questa storia e cerca di conservarla, di mantenerla per se stessa e anche per gli altri, perché ha contribuito allo sviluppo culturale, allo sviluppo civile di questo paese e anche di Milano soprattutto. Sta facendo il nostro presidente di costruire uno spazio meraviglioso in centro alla città, dove quello che io mi auguro è che quello sia uno spazio in cui le persone si possano trovare per pensare, per continuare a pensare al futuro, alla trasformazione delle cose, e questo sarà anche il nostro impegno, voglio pensare, cioè di creare uno spazio che sia il più possibile aperto alla città, aperto allo scambio di idee, aperto alle generazioni, aperto ai linguaggi, alla contaminazione dei linguaggi, e aperto alla possibilità di pensare che un futuro è possibile se ripartiamo dalle cose che amiamo di più. Direi che diciamo, la cosa più importante alla quale guardiamo con più orgoglio è però il fatto che qui è stato garantito e svolto un servizio pubblico continuativo per i ricercatori milanesi e di tutto il mondo per 55 anni. Questo è credo il punto di orgoglio e il punto del legame maggiore con questa sede e ovviamente ci auguriamo che questo passaggio verso il progetto di portavolta di Viale Pasupio possa darci un pezzo di futuro almeno altrettanto importante.